Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in questo nuovo video dedicato alle Energy Drink. Molti di voi conosceranno sicuramente questa bevanda, ovvero la Monster Juiced Ripper. Questa è veramente strepitosa, ha un sapore dolce e agrumato ed è sempre un piacere riassaggiarla. Per quanto a molti possa piacere oppure no, pochi sanno che questa energy drink è stata commercializzata in passato anche in Italia. Io possiedo una versione della Monster Ripper tedesca, ovvero questa qui, la versione intermedia. Esiste anche un'altra versione che tra l'altro possiedo e poi ve la farò vedere nel confronto di questa Monster Ripper, quindi una versione antecedente a quella che vedete in mano ora. Ma sapete che sono riuscito a trovare una Monster Ripper italiana, ragazzi. Questa qui, veramente strepitosa. Dopo scopriremo di che anno è, perché ragazzi non me lo sono ancora spoilerato, però dal codice SKU possiamo risalire all'anno di produzione di questa lattina. Molto molto particolare, tra l'altro piena, quindi l'occasione per riassaggiare la Monster Ripper e avere una lattina italiana nella nostra collezione, perché comunque ci tengo ad avere pezzi nostrani all'interno della collezione. Sappiamo tutti come si sia evoluto il design della Monster Ripper nel corso degli anni. Il primo in assoluto, questo qui veramente strepitoso, il mio preferito, forse anche perché è nostalgico e mi ricorda le lattine passate. Veramente strepitoso questo pezzo, spero di trovarla anche in italiano pure lei, perché sapete, questa lattina è veramente strepitosa, mi piace un sacco, è una delle mie preferite. Poi abbiamo la versione intermedia, ho messo appositamente questa italiana, che poi vedremo bene le differenze con quella tedesca che già possiedo. E infine l'ultima versione, questa è inglese, infatti al bollo in sterline, però appunto è l'ultima Ripper uscita, la nuova versione. Adesso dovrebbe esserci anche di altri paesi con delle lievi differenze, però ragazzi comunque questa qui è la versione definitiva, la finale, quella con il fondo e il logo giallo del medesimo colore. Queste sono le nostre tre lattine di Monster Ripper, la sua evoluzione. Ora ragazzi, di Monster Ripper ne abbiamo soltanto due e ad occhio e croce sembrano essere praticamente identiche. Innanzitutto, se guardiamo il collo della lattina, quindi la parte superiore, cambia la linguetta proprio perché entrambe provengono da due nazionalità diverse. Però ragazzi, sono molto molto particolari, in quanto possano sembrare praticamente simili, se ci fate caso la versione italiana ha il logo con delle sfumature più accentuate e più marcate rispetto a quella tedesca, che invece ha il logo un pelo più sbiadito, ma di base è fatto così. Una cosa che salta subito all'occhio è la scritta in basso. Infatti molte lattine europee importate ai tempi avevano la scritta Energy più Juice, che appunto significa Energy più succo, però la scritta non veniva quasi mai tradotta nella lingua madre della nazione. Ebbene, con la Monster Ripper italiana invece lo hanno fatto. Se noi leggiamo la scritta qua in basso, troviamo scritto Energy più succo, quindi è stata proprio tradotta la scritta e anziché mettere Juiced, che è abbastanza standard, hanno scritto succo, quindi avere proprio il pezzo in italiano con le scritte in italiano anche nei valori nutrizionali, sul retro la descrizione, ragazzi è veramente stupenda. Per quanto riguarda il retro, ragazzi, sono praticamente simili, cambia il produttore, quella tedesca ha come produttore CP e quella italiana ha come produttore AG. Tra l'altro ragazzi, cercherò di trovare o modificherò il PNG della copertina implementando la scritta succo, perché ragazzi ci sta un sacco questa lattina di Monster storica nel nostro paese, perché comunque ora non è più commercializzata in Italia, quindi avere una lattina del genere è veramente strepitoso. Sta di fatto che risale al 2017. 08-2020, però penso che comunque sia ancora commestibile, anzi sicuramente, perché ribadiamo il fatto che a brevi termini le lattine comunque sono bevande che non hanno una vera e propria scadenza, quindi ragazzi finché si tratta di un anno
un anno e mezzo, diciamo che se ben conservate mantengono il loro sapore e il loro gusto. Dopo, ragazzi, la trasferirò nel super bicchierone, ma prima voglio analizzarne il colore. Allora, a livello di intensità ci siamo. Traspare subito il suo odore molto intenso. Ok. Sembra essere frizzante ma non acida, quindi questo è ancora un altro punto in favore. Speriamo abbia mantenuto il suo gusto intenso, però a livello olfattivo sembra aver passato il test. Tra l'altro sul retro abbiamo messo le altre Reaper perché ragazzi non possono mancare. Ok ragazzi. Eccoci qua ragazzi, la nostra lattina di Monster Reaper, è sempre un piacere riassaggiarla. Ragazzi, Monster Juiced Reaper, si ritorna indietro nel tempo per recensire una lattina che veramente fino a un bel po' di tempo fa ancora veniva commercializzata. È un peccato che non si trovi più sugli scaffali dei supermercati. Allora, come sempre, la Monster Reaper piace e non piace. Sappiamo come a molte persone di fatto non sia piaciuta per la presenza di quel sapore abbastanza ridondante di guava e frutto della passione. Cioè un sapore molto agrodolce, ma che comunque ha il suo retrogusto abbastanza pungente, abbastanza marcato, che va contro il sapore principale della bevanda stessa. Quindi se sul palato la percepiamo dolce, succosa, fruttata, diciamo che questa nota ridondante va un po' a stonare ed è stata praticamente revisionata, modificata nel corso del tempo. Diciamo che questa versione di intermezzo è quella che è la nota più accentuata in assoluto. Nella versione successiva è praticamente quasi scomparsa, mentre nella versione precedente era, diciamo, un ni, nel senso che comunque aveva mantenuto un sapore abbastanza equilibrato. Il fatto che possa piacere oppure no questo sapore abbastanza particolare che troviamo anche di fatto in molte altre Juiced, questo ne ho anche parlato come nella Pacific Punch, lieve anche nella Pipeline, però magari sparisce in bevande come la Mango Loco. Nella Papillon si sente leggermente, nella Chaotic ancora un pelo di più. Diciamo che ognuna ha il suo carattere abbastanza indicativo, legato appunto alla presenza di questo frutto o meno al suo interno. La Reaper non fa eccezione perché comunque ha questo sapore che è marcato, improntato, deciso, lo si sente ed è anche abbastanza persistente. Però personalmente mi piace, è sorseggiabile, è rinfrescante, è un'ottima bevanda dopo tutto. Per trovare questa qui saremmo dovuti tornare indietro nel tempo, però ragazzi ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato questa bellissima lattina e ora è anche in collezione perché veramente riuscire a trovarla piena dagli albori ad averla qui è veramente qualcosa di stupendo. Non male, veramente non male. Poi ripeto, è questioni di gusti, però avere la lattina, ovviamente con le scritte in italiano, una delle poche ad aver di fatto adottato la traduzione in lingua madre, perché Energy più succo è una di quelle poche volte che lo vediamo scritto
di fatto su una lattina. Di solito abbiamo scritto juice, juiced, oppure raro, ripeto, trovarlo anche in altre lingue. C'è stato perché comunque anche in altri paesi hanno stampato la scritta tradotta. Però avere questo pezzo italiano, che comunque è stato parte della storia di Monster in Italia, perché comunque è una di quelle lattine che comunque ha contribuito a mostrare quelle che sono poi le evoluzioni, perché anche all'inizio in Italia la Reaper non era così. C'era la versione antecedente che è stata rinnovata in questa, poi è uscita dal commercio e ahimè, peccato. Però fa, ripeto, parte della storia, quindi avere questa Monster è veramente qualcosa di strepitoso per quello che è stato il percorso evolutivo delle lattine che sono state commercializzate e importate nel nostro paese. Quindi, che dire, approvato ovviamente la nostra Reaper. Parere personale, se devo dargli un voto finale, glielo do un 8 e mezzo, ok? Comunque una bevanda che mi piace, una bevanda che mi ha appassionato proprio a livello di gusti, quindi è sempre un piacere riassaggiarla. Ogni tanto mi piacerebbe provarla più spesso, però diciamo che non mi rovino questi momenti. Se avrò l'occasione di riprovarla in futuro, per qualsivoglia altra occasione, ben venga. Però non voglio provarla prima, ecco, non voglio, tra virgolette, renderla un qualcosa di abitudinale, vorrei renderla, riservarmela per momenti un pochettino più particolari. Ecco, questa Monster Reaper, che molti di voi, ripeto, si ricorderanno, soprattutto i più grandi, ricorderanno la presenza di questa lattina sugli scaffali dei supermercati italiani. Ripeto, un peccato che non ci sia più, perché comunque era una bella Monster, adesso praticamente è quasi sparita. Infatti, tant'è che ho dovuto prenderla da un privato. Però, ragazzi, questa Reaper è veramente stupenda. Fatemelo sapere nei commenti. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!